Cari amici, sicuramente avete seguito le vicende relative alla cattura di Cesare Battisti, il terrorista dei PAC, accusato di aver ucciso, condannato anzi, per aver ucciso quattro persone e per averne ferite altre tre. Quando il caso di Battisti venne alla luce, gli intellettuali si schierarono in sua difesa. Lui scappò in Francia, dove venne accolto per via della dottrina Mitterrand. E qui ebbe una insperata nuova carriera come autori di gialli e di noir. Gli intellettuali italiani si schierarono a favore di Battisti dicendo che il processo a suo carico era stato ingiusto e quindi Battisti era un perseguitato. Peccato che appunto lui stesso abbia confessato una volta. Assicurato alla giustizia italiana, abbia confessato di aver compiuto quegli omicidi. Naturalmente gli intellettuali non hanno cambiato idea, si arriva addirittura a delle vette di comicità involontaria in cui i suoi più accesi sostenitori, ad esempio la scrittrice francese Fred Vargas, dice di non credere alla confessione di Battisti, che Battisti è innocente e che non le interessa passare da cretina. Ma c'è un altro tema che adesso sta emergendo e che è interessante affrontare, cioè Battisti ha detto che lui era il soldato di una guerra che ha perso e diciamo che su questa linea di interpretazione si sono schierati diversi commentatori, soprattutto sulle pagine di Repubblica. Ma signori, ma io vorrei dire questo, ma perché una guerra? Una guerra ha delle regole. Questi invece, soprattutto nel caso dei PAC, erano semplici delinquenti, erano delinquenti che sparavano a degli innocenti. Non si meritano di essere nobilitati con delle cazzate sulla guerra giusta o ingiusta, sulla guerra che hanno combattuto e che hanno perso. Non c'era nessuna guerra, c'erano solo le loro povere testoline. Che erano convinte di fare la rivoluzione segando le gambe o sparando in faccia ai commercianti e peraltro in queste occasioni approfittavano per allungare le mani su quanto c'era in cassa perché erano delinquenti e ladri e la lotta proletaria era soltanto la lotta armata per il proletariato era soltanto una scopertura. Non nobilitiamo questa gente attribuendogli il titolo di soldato di una guerra che non esisteva.